Allora, la mia carriera non proprio ricercata di consulente è partita quando abbiamo iniziato a fare i rifermentati già nel 2007, quindi abbiamo riscontrato un ottimo successo col vigneto Roncaie, dove andavamo a rifermentare questo vino fatto solo d'uva in bottiglia, quindi diventava un frizzante naturale. E un po' la fama, ma soprattutto le bottiglie si sono diffuse in giro per l'Italia, non solo, e quindi tanti colleghi hanno cominciato a contattarci per chiederci un aiuto, che se fattibile lo facevamo anche gratuitamente all'inizio a distanza, ma poi più di qualcuno ci ha chiesto un intervento effettivamente con protocollo e con dei tempi di seguito. E quindi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo lavorato con delle aziende in Sardegna, ma anche in Campania, anche in Toscana, in Abruzzo, in Piemonte e soprattutto tanto in Veneto. E lì si è un po' diffusa a macchia d'olio, no la nostra collaborazione, la collaborazione mia e dei ragazzi che mi aiutano su altre cantine che volevano imparare a fare dei vini usando solo l'elemento uva, che ovviamente deve essere buono.